Dopo le difficoltà patite in primavera, le imprese sarde sono a rischio tracollo in caso di nuovo lockdown. A lanciare l'allarme è la CNA Sardegna, che ha elaborato un dossier su dati Istat in cui analizza la situazione di 23.500 imprese con più di 3 addetti, che impiegano quasi 188.000 occupati, il 63% del totale. Dalla ricerca emerge che già prima della nuova emergenza autunnale il 48,8% delle aziende aveva segnalato una difficoltà di tenuta della propria attività. Il 56% ha denunciato carenze di liquidità per far fronte alle spese. Un quinto delle imprese, il 19,1%, ha indicato di non essere in grado di adeguare gli spazi di lavoro nell'ottica di una maggiore sicurezza sanitaria. Il 18% ha rinviato le assunzioni previste per il 2020 e il 7,6% ha indicato di aver ridotto il personale a tempo determinato o tagliato i collaboratori esterni. Un quadro allarmante che potrebbe diventare catastrofico in caso di nuove chiusure generalizzate. La nostra paura è che un nuovo lockdown, seppur meno severo rispetto a quello di aprile, possa avere effetti devastanti sulle imprese sarde, sottolineano Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, presidente e segretario regionale della CNA Sardegna. Se a livello europeo la Francia è il primo paese ad aver riattivato un lockdown generalizzato, tutto lascia pensare che, vista la curva epidemica in rapida ascesa, anche il governo italiano interverrà con misure via via più stringenti. Il rischio concreto, evidenziano i vertici della CNA sarda, è quello di vedere scomparire un sempre maggior numero di attività economiche e non solo nei settori più esposti come quello della ristorazione, degli eventi, del fitness e del ricettivo. Per questo, concludono Piras e Porcu, è necessario che in Sardegna più che altrove si intervenga per supportare il mondo delle imprese, preparando al meglio la fase successiva attraverso una progettualità di ampio raggio finanziata anche tramite risorse comunitarie. Questo al fine di permettere all'economia regionale di ripartire rapidamente in tutti i settori, dalle costruzioni al settore turistico, dall'agroalimentare a quello delle palestre, della ristorazione e dei trasporti.